Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Io non faccio video da non lo so neanche io quando. Oggi è l'11 febbraio e voi questo video lo vedete a marzo. Dato che io in molti video appunto dico voi questo video lo vedete a marzo perché me li carico prima, questo video si intitola, come avete appunto letto, il come fai a gestire tutto. Io mi sono resa conto che visti i messaggi su Instagram, visti i messaggi in direct appunto su Instagram o comunque in generale anche sulle altre varie piattaforme social quali appunto YouTube stesso, i commenti e robe varie, come fai a gestire tutto, come fai a fare tutte le cose che fai, come fai ad organizzarti eccetera eccetera. Allora, diciamo che io sono una persona che dorme tantissimo. Io dormo veramente un sacco e sono arrivata alla veneranda età di 27 anni dove mi sono resa conto che non rinuncio a niente, cioè non rinuncio alle cose che mi piacciono. Però adesso io come faccio a gestire tutta quanta la cosa senza andare in escandescenza e mandare tutti a quel paese? Io ho una grandissima organizzazione mentale che spesso e volentieri mi fa un po' esaurire e poi succede che mi dimentico lo zaino sul pullman alla valigia. Però questi sono episodi che grazie a Dio riesco sempre a salvarmi, grazie agli studenti, perché puntualmente il fatto di essere conosciuta è un vantaggio perché ti salvano le persone. E sono molto felice di questa cosa, perché quando mi sono resa conto l'altro giorno di essermi dimenticata lo zaino sul pullman con il mio computer, decisamente stavo dando di matto. Come faccio a organizzare appunto la mia giornata? Come faccio a organizzare tutto? Allora, come vi ho detto prima, io non rinuncio a niente, ma calibro le varie cose, quindi so che non posso eccedere in determinate cose. Ad esempio, io non posso eccedere nell'uscire fuori, cioè nell'uscire in generale, perché A, purtroppo la condizione che ho a casa mia non mi permette di stare sempre fuori di casa, perché comunque devo badare alla casa in quanto sono rimasta da sola, cioè non avendo più mia madre, non avendo più una figura di riferimento che pulisce, stira, lava eccetera eccetera, queste cose le devo fare io. Quando non sono qui sono a Lecce e mi gestisco tra università, associazione e in generale appunto l'aiutare gli studenti e tutto quanto. Quindi la mia vita all'interno di Lecce si svolge tra andare a lezione, quindi alzarmi anche molto presto perché io non faccio lezione dentro Lecce ma mi sposto, quindi io prendo un pullman per andare in sede, quindi mi sveglio anche alle volte alle 6:30, alle 7 per svegliarmi, cioè per andare appunto in sede anche se la lezione inizia alle 9 perché comunque ci devo arrivare. Quindi la mia giornata si divide in andare a lezione, seguire le lezioni, perché io sono una persona che ha sempre seguito tutte le lezioni, è stata assente veramente rarissime volte, perché sono dell'idea che se una persona paga le tasse deve usufruire del servizio che gli viene dato. Pertanto io vado a lezione. Poi appunto svolgo il resto della mia giornata a livello associativo, quindi vado in auletta e gestisco appunto tutto quanto quello che riguarda la parte studentesca, rispondo alle domande degli studenti, controllo un po' se ci sono avvisi o robe da pubblicare. E ovviamente devo studiare, perché anche io studio, quindi mi ritaglio il tempo per studiare, è assurdo, però riesco a incastrare anche lo studio, e motivo per il quale, come vi ho detto prima, spesso e volentieri devo un po' diminuire e non rinunciare a determinate cose, motivo per il quale io non esco sempre, perché ovviamente avendo altre cose da gestire non posso permettermi di uscire sempre. Quindi se io so che devo uscire per esempio una o due volte a settimana quando sono qui, quando sono a Lecce è diverso, perché già l'andare a lezione per me è un uscire di casa, so che è una concezione un po' diversa, un po' strana, però per me è così. Tento di gestire il mio tempo in modo da poter studiare e da ritagliarmi il tempo per studiare e alle volte studiare anche fino a mezzanotte, perché se il tempo è quello lo devo organizzare in qualche modo. Non mi sono mai trovata con l'acqua alla gola per gli esami, mi è capitato forse una sola volta, ma era il primissimo anno e forse era il secondo orale che davo ed era l'orale di inglese, cioè arrivai al giorno prima che mi mancava mezzo libro. Mai successa più una cosa del genere, mi sono sempre saputo organizzare, anzi alle volte arrivo a 2-3 giorni prima dove ho già finito e devo semplicemente ripetere. Quando esco fuori, quando esco appunto con le mie amiche o in generale quando esco, sicuramente ho il bruttissimo vizio purtroppo di tenere in mano il telefono, perché controllo, tranne quando guido, controllo sempre se qualche studente mi scrive, se c'è qualche cosa a cui devo rispondere e alla quale devo rispondere, e comunque tento sempre di controllare anche questa cosa, ma nonostante questo sono riuscita a creare dei rapporti di interpersonali, ho avuto delle relazioni, quindi diciamo che non è completamente impossibile.
Diciamo che un po' ci vuole forza di volontà, ci vuole grande organizzazione, ci vuole del tempo per te stessa soprattutto e ci vuole del tempo in cui devi dormire. Perché mi sono resa conto che se io non dormo do di matto e inizio a svalvolare in una maniera assurda. E io, considerando che dormo tantissimo, ho effettivamente necessità di dormire per più di 10 ore, altrimenti veramente mi viene mal di testa e non capisco un H. Poi magari vivo tutto il resto della giornata a 2000, a 3000, però io ho bisogno di dormire necessariamente, ultimamente mi sto alzando anche un pochettino tardi. E ovviamente questo mi toglie una grande fetta della giornata, perché se mi alzo tardi io perdo quelle 3-4 ore dormendo, quando invece potrei fare altro. Però in quelle ore in cui sono sveglia, quindi non lo so, considerate dalle 10 della mattina fino al mezzanotte la sera, io tento di fare tutto il possibile. Sia esso pulire, sia esso cucinare, sia esso studiare, sia esso gestire le pagine, sia esso rispondere agli studenti, sia esso andare a lezione o qualsiasi altra cosa, riesco ad organizzarmi. Ovviamente gestisco anche un canale, quindi motivo per il quale io quando ho un po' più di tempo, tipo in questo periodo che non ci sono lezioni, non devo dare esami perché quelli che potevo dare li ho dati. Ancora senza una matricola, tra l'altro. Io sicuramente mi rendo conto che quando ho più tempo, come adesso, preferisco portarmi avanti con un sacco di cose. Quindi il classico ti anticipi i compiti a casa. Quindi non lo so, mi giro tutti i video possibili che posso poi caricare durante il periodo mio di assenza, tra virgolette, quando non posso girarmeli. Oppure, se ci sono cose da pubblicare, se ci sono cose da fare, progetti da fare, li iniziamo a fare tutti adesso e poi man mano li portiamo avanti. È una cosa che, grazie a Dio, è sempre stata estremamente funzionale per quanto riguarda la gestione associativa, perché l'anticiparsi un sacco del lavoro che poi deve essere pubblicato, comunque l'anticiparsi in generale, tutto quello che poi deve essere dato agli studenti, sicuramente è estremamente funzionale perché non arrivi, oddio, ma dove è uscita quella cosa, come faccio a pubblicarla? Tu ce l'hai già pronta, la pubblichi appena è necessaria, appena serve. Sicuramente è un portarsi troppo avanti e un stare troppo dietro a queste cose, però io sono fatta così e se le cose non le faccio bene, non le faccio proprio. Ovviamente a tutto questo, come vi ho detto prima, si aggiunge il mio tempo libero, dove per me il mio tempo libero è uscire fuori di casa, o leggere, o guardare la televisione senza avere niente a cui pensare. In tutto ciò, attualmente io non ho una relazione, quindi se ci fosse anche la relazione di mezzo, sicuramente questo video avrebbe dei cambiamenti, perché ovviamente avendo una persona accanto a me, dovrei dedicare del tempo a questa persona e ovviamente lo farei, però non ce l'ho, quindi il problema per adesso non si pone, quando si vorrà, ne riparleremo. Sicuramente perché io, amo dedicare del tempo alla gente, come lo faccio con gli studenti, come lo faccio con i miei compagni di associazione, come lo faccio con i miei amici, è giusto che qualora dovessi avere una relazione, dedichi del tempo a questa persona. Attualmente non ce l'ho, quindi per adesso scartiamo questo elemento. Sicuramente però la mia grande abilità, tra tante virgolette, limata negli anni, nel corso dei miei 27 anni, di organizzazione e di gestione del tempo, io tento in qualche modo di gestire tutto quanto al meglio. Ciò significa che se devo studiare e mi sto cioccata sulla sedia anche 3, 4, 5 ore, anche se ho il computer davanti, ma non mi alzo dalla sedia fin quando non finisco quella determinata cosa. Ciò significa che se devo andare a lezione non mi alzo dalla sedia, non mi alzo dalla sedia, non mi alzo dal posto dove sono seduta, quindi banco, quello che sia, fino a quando la lezione non finisce, a meno che io non debba andare in bagno. Se devo portare delle cose a termine, mi metto al computer e non me ne vado davanti al computer fin quando non ho terminato quella determinata cosa. Tutto ciò, indipendentemente da una grande organizzazione, è frutto di determinazione. Perché se io so di voler fare una cosa, la faccio indipendentemente dalla condizione psicofisica che io posso avere. Motivo per il quale, come vi ho già detto, io sono riuscita a laurearmi, a portare a termine un Erasmus, a lavorare in un ambiente diverso da quello italiano, scusate se mi sono un po' imbrogliata, ma sicuramente a fare tante piccole cose che magari prima neanche credevo in grado di fare, perché oh mio Dio, non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Non è vero, ragazzi, il tempo ce l'avete. Dovete semplicemente saperlo organizzare meglio, dovete semplicemente dare delle priorità alle cose e gestirle. Per me non esiste il stare buttata sul letto ferma senza fare niente, cioè non sono più in grado di fare questa cosa. Forse perché è un po' appeso da mia madre, che ferma non stava mai. Perché proprio non ce la faccio. Perché mi stressa tutto ciò e perché proprio lo stare ferma mi mette una paranoia assurda, cioè mi fa stare veramente male. Io devo fare, io devo produrre, per forza, una qualsiasi cosa. Quindi quando io non ho niente da fare, io chiamo Francesco e dico: Fra, dammi qualcosa da fare perché veramente mi sto annoiando. E io non voglio annoiarmi mai. Il motivo per il quale, come vi ho detto prima, quando ho un po' di tempo libero, cerco sempre qualcosa da fare, che sia appunto leggere, uscire, cioè fare qualcosa.
Perché veramente lo stare ferma, tipo vegetale sul letto, mi turba tantissimo. Mi dà veramente fastidio. Ancorato a tutto questo, c'è il mio parlare estremamente veloce. Me ne rendo conto anche quando giro i video che veramente parlo troppo, troppo veloce. Però è una questione di ottimizzare i tempi. Perché parlo veloce? Perché, come vi ho già spiegato, ho paura che le persone non ascoltino quello che io sto dicendo e quindi mi perdano durante il discorso. B, quindi due. Perché ho tante cose da dire in generale e quindi mi devo sbrigare a dire tante cose, altrimenti la gente finisce per non ascoltarmi. Ed è una cosa che mi dà un sacco fastidio. Io odio profondamente la gente che non ascolta in generale. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero in qualche modo di aver risposto alle vostre domande sul Giulia, ma come fai a gestire tutto? Ma non impazzisci? No, ancora non sono impazzita. Quindi noi ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente a marzo. Io spero che in qualche modo questo video possa aver risposto alle vostre domande. Noi ci vediamo la settimana prossima, spero. E sempre alle 15, sempre giovedì. E niente, come sempre, lo sapete, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividete, bla bla bla. E ho riattivato il profilo TikTok. Non volevo dirvi questa cosa perché mi sento molto stupida a fare video su TikTok. Però quando mi annoio, perché ultimamente sta succedendo, perché stare in casa tanto tempo dopo che hai fatto tutto quello che c'è da fare. Io mi annoio, a meno che non mi debba anticipare gli esami per giugno, e credo che alla fine farò così. E ho riattivato il mio profilo TikTok e mi chiamo Joyce Ero anche lì. Non ve lo volevo dire, però ve l'ho detto. Ciao!